Buongiorno, ben ritrovati in un nuovo video della serie Microbit. Prima di iniziare però voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e di mettere un like al video. Se non avete visto i video precedenti, vi invito a guardarli. Nei video precedenti ho introdotto l'uso della scheda, ho parlato dell'accelerometro. E ho fatto nell'ultimo video un esempio di come usare la musica. In questo video voglio farvi vedere un'altra funzionalità molto interessante, cioè la possibilità di inviare dei dati via radio ad un'altra microbit. Come? Lo voglio fare attraverso un semplice esempio, quello del gioco sasso, carta, forbice, rock, paper, scissor. Qui sono sempre su makecallmicrobit.org. E cosa voglio fare? Il punto chiave è i blocchi appartenenti alla categoria radio. La prima cosa da fare è all'avvio, adesso devo trovare più fondamentali, credo siano, ecco, all'avvio. All'avvio io devo definire il radiogruppo. Okay? Cosa vuol dire il radiogruppo? Vuol dire che quando io voglio comunicare con un altro microbit devono essere sulla stessa frequenza. E per fare ciò io devo impostare lo stesso radiogruppo. Dopodiché io posso inviare dei dati. Come faccio per riceverli? Quando ricevo un segnale posso fare qualcosa. Quindi, ad esempio, quando si scuote, per esempio, io scelgo casualmente di fare sasso, carta, forbice, oppure posso premere dei pulsanti. Quindi se io vado su matematica, valore casuale da 0 a 2, quindi 0, allora 1 carta, 2 forbice, 0 sasso, sasso, carta, forbice. Ok, e quando ricevi il segnale, se voglio provare un attimo a vedere se mi fa la simulazione. Ah, ok, benissimo. Infatti, quando io imposto un radiogruppo, provo, dopo lui mi fa una seconda microbit. Io potrei fare, torno su radio, quindi se io faccio ok, adesso sono impostato nello stesso radiogruppo, benissimo. Posso terminare quando ricevi il segnale. Io vorrei receive number fondamentali mostra stringa anziché metterci hello. Io voglio metterci mostra receive number. Vediamo. Shake. Ok, ha ricevuto uno 0. Quindi ogni volta che faccio shake, cosa succede? Succede che lui mi sta facendo scuotimento e manda un numero diverso che rappresenta il sasso, la carta o la forbice. Dall'altra parte, cosa facciamo? Quando ricevo la stringa, io cosa devo fare? Devo sicuramente in matematica dover generare un numero casuale, anche qua. Quindi io potrei, ad esempio, fare una variabile, ok, microbit 2, ok, imposta microbit 2 a valore casuale da 0 a 2, dopodiché io qua mostro subito quello della prima e poi confronto. Se allora altrimenti, anziché mettere vero, falso, io posso in logica mettere una condizione. Quindi, se abbiamo detto questo, se maggiore uguale, facciamo che se maggiore, abbiamo detto receive number, voglio fare una copia di microbit 2. Di variabili, allora io scrivo
Win1 e ci metto le virgolette. Altrimenti faccio copia e incolla, metto che vince il secondo giocatore. Fatemi ragionare se è corretto scrivere in questo modo. Quindi sasso è lo 0, carta è 1, quindi la carta vince sul sasso, ma la forbice vince sulla carta e la forbice però non vince sul sasso, quindi non va bene. Bisogna fare qualcosa di un po' più complesso nella logica. Bisogna mettere, allora lasciamo così, ma qua nella logica bisogna mettere tutti i vari casi, tutti i vari O. Quindi il primo O sarà, abbiamo detto, no, è logica. Se è vero che, ho sbagliato, quindi perché vinca il giocatore 1, che il giocatore 1 è Receive Number. Ok, perché vinca il Receive Number bisogna che non posso metterlo così. Ancora più complicato così. E ok, è un po' lungo, quindi se ad esempio il receive number è uguale a 0, quindi è sasso, vince se microbit questo non sarà il number, ma sarà microbit 2, è uguale a 2, cioè vuol dire se il primo ha messo sasso, l'altro ha messo forbice, vince il giocatore 1. Quindi qua scriveremo W1 se vince l'1. L'altro caso abbiamo che se il giocatore 1 mette carta, quindi ci sono, allora, qui ce n'è un altro, o, e dentro si vanno degli E. Qua posso già mettere, vince, negli altri casi vince il giocatore 2. Quindi i casi E abbiamo se il giocatore 1 mette carta, vince quando l'altro mette sasso, oppure se il secondo giocatore mette forbice, vince quando l'altro mette carta. Quindi ricapitolando, il giocatore 1 vince se mette sasso e l'altro, il giocatore 2, mette forbice. Secondo caso, se mette carta, vince quando l'altro mette sasso. E se mette forbice, bisogna che il giocatore 2 metta carta, altrimenti vince il giocatore 2. Ecco, non ho considerato tutti i pareggi, nel caso di pareggio ho messo che vinca il giocatore 2. Vediamo. Faccio partire, faccio lo shake. Quindi lui manda 2. Ecco, qui ci vorrebbe il tempo perché non si capisce bene cosa viene. Facciamo che lo faccio mostrare anche qua, se no non si capisce. Forse no, ok, riproviamo. Quindi ok, lui riceve 2. Mi mette anche le virgolette che non voglio. Ok, così chiaro. Io però voglio anche mostrare il microbit 2, quindi qui ci metto logiche variabili microbit 2. Ok, faccio ripartire, quindi prima mi mostra quello del giocatore 1. Il giocatore 1 lancia 1, l'altro 2, quindi vince il giocatore 2. Ah, qua non me l'aveva. Ok, riproviamo. 1 contro, facciamo giocare al contrario, 0 contro, forse ci vuole una
uno vuoto, così si capisce meglio. Vediamo. 2 contro 2, pari, quindi vince il giocatore 2. Faccio un altro shake. 1 contro 0, vince il giocatore 1. Perché abbiamo fatto sasso contro carta. Uno contro due, quindi il giocatore due. Sì, perché i casi sono 0-2, 1-0 e 2-1. Altro caso, uno contro due, quindi il giocatore due. Vediamo se mi capita un caso in cui vince il giocatore uno. 0 contro 1, vince il giocatore due. 1 contro 1, vince il giocatore due, perché i pareggi non ci sono. 0 contro 1, vince il giocatore 2, diciamo che ha più casi di 0 contro 0 pareggio, 2 contro 1, finalmente vince il giocatore 1, 2 contro 1, quindi sarebbe carta contro, contro carta, cioè forbice contro carta. Benissimo, spero che vi sia piaciuto il video e che abbiate capito come utilizzare Bluetooth con la microbit, grazie per la visione.